Salve, grazie e complimenti per l'iniziativa all'Istituto Einaudi e alla Fondazione Spinelli. 70° anniversario della dichiarazione Schumann, 70° anniversario di uno dei momenti fondativi della costruzione del sogno degli Stati Uniti d'Europa. Un sogno che ha caratterizzato la storia degli ultimi 70 anni del nostro continente, che ha prodotto decenni di pace dopo i disastri delle due guerre mondiali. Ed oggi più che mai all'interno di questa emergenza, di questa pandemia, noi dobbiamo accelerare per portare a compimento i punti ancora non risolti di quel progetto. Oggi ci troviamo di fronte a una discussione, a un dibattito che sta interessando tutta l'Europa su strumenti economici, su interventi per fronteggiare questa crisi. 70 anni fa, con la dichiarazione di Schumann, si posero le basi per l'unità economica dell'Europa. Da lì a poco quel discorso servì a fondare i pilastri del sogno federalista europeo. Noi quel sogno lo dobbiamo rincorrere, perché oggi più che mai l'uscita da questa crisi si fa con più Europa, non con meno Europa. Si fa migliorando le istituzioni europee e non cercando di indebolirne il progetto e il corso. Per questo buon lavoro per la vostra iniziativa, grazie per quello che fate nel sensibilizzare tutti sulla costruzione di questo sogno degli Stati Uniti d'Europa.